Grande spettacolo nello stretto di Messina per un ponte sullo stretto di luce che ha unito le due sponde di Calabria e Sicilia nell'evento Linee e Ponti di Luce. Tre enormi fasci luminosi sono stati proiettati per circa 15 minuti tra le due sponde dello stretto per riflettere sul rapporto tra unione e separazione, vicino e lontano, nell'ambito della seconda tappa della sezione inaugurale della Biennale dello Stretto, importante evento sviluppato da un progetto culturale ideato dall'architetto Alfonso Femia. Ma la Biennale dello Stretto, come il Mediterraneo Invisibile, ha sempre lavorato sulle due coste, quella messinese, quella siciliana e quella calabrese. Lo facciamo in tanti modi, incontri, confronti, creando degli eventi da un lato e dall'altro, perché questa unità secondo noi è l'elemento straordinario e potente dello Stretto. Ci sembrava interessante fare un'installazione artistica piuttosto innovativa anche tecnologicamente e condividere un momento, perché la festa è stata dalle due coste, per immaginare una linea di luce che comunque già rappresenta una specie di connessione e che ognuno possa leggerla come preferisce, ma che in qualche maniera emotivamente già ci dice che forse la più grande connessione importante, il più grande ponte è quello culturale, di comunità, sociale, e che esiste, va rafforzato e bisognerebbe lavorare insieme, oltre a quello che potrà essere scelte più grandi, diciamo, di noi, e che in qualche maniera però devono lavorare dentro questo sentimento, che l'unione c'è già, la forza dell'unione ci può essere ancora più forte, e che quindi bisogna lavorare permanentemente su questo sentimento importante, che è quello che a noi che veniamo da fuori, pur conoscendo, pur essendo almeno io di origine calabrese, leggiamo, vediamo, sentiamo come una potenza piuttosto unica. Io penso che il ponte debba essere una scelta responsabile, generosa, politica, che deve essere sviluppata sulla base di un progetto che deve essere all'altezza del futuro, quindi deve avere la responsabilità di capire se la risposta più pertinente al futuro che ci aspetta, se è una risposta che appartiene al futuro o una risposta che appartiene al passato, se è sviluppato con la modalità più innovativa e responsabile che appartiene al futuro, quindi è un tema di responsabilità e generosità, e non sta a me dirlo, ma l'importante è che il processo sia un processo di comunità, di condivisione, di responsabilità e generosità.